Buonasera a tutti, mi fa piacere vedere la platea piena, so che sono molti quelli collegati online con i social della Fondazione Einaudi e col canale TV del Senato della Repubblica, altri ascolteranno i nostri interventi su Radio Radicale, che ringrazio per l'attenzione, mi sembra che sia il segno del fatto che stiamo per occuparci di qualcosa di interessante. Io sono Andrea Cangini, non vi parlo tanto in quanto segretario della Fondazione, segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi, quanto nel ruolo di direttore dell'Osservatorio Carta Penna Digitale che abbiamo costituito presso la Fondazione Luigi Einaudi per, in un certo senso, onorare la memoria del presidente Einaudi, il quale sosteneva che la società liberale funzionante è quella nella quale non le classi sociali, non le categorie, non le corporazioni, ma la persona, ogni singola persona, è messa nelle condizioni di sviluppare al massimo le proprie potenzialità, sia le potenzialità cerebrali, intellettive, culturali, professionali. Purtroppo sta accadendo esattamente il contrario quando guardiamo alla condizione giovanile. Prevalentemente, non solo naturalmente, ma prevalentemente a causa di un abuso di tecnologia digitale, di social, di smartphone e di videogiochi, tutti gli indicatori, tutti i dati ci dicono che il quoziente intellettivo, le capacità d'analisi, la capacità di concentrazione dei giovani si stanno progressivamente erodendo, stanno crescendo in maniera esponenziale non soltanto i segni di disagio giovanile, ma anche i casi di disgrafia aumentati quasi del 200% negli ultimi 10 anni, i disturbi dell'apprendimento sono aumentati quasi del 400%, insomma sono dati che ci interrogano ed è per questo che abbiamo deciso di costituire questo osservatorio, per continuare a studiare l'applicazione che della tecnologia digitale viene fatta nel mondo dell'istruzione e finché non emergeranno evidenze scientifiche di segno diverso rispetto alle attuali, le attuali evidenze scientifiche dicono che la tecnologia applicata all'istruzione non produce risultati ma anzi produce danni prevalentemente, faremo campagna per sensibilizzare il mondo della scuola, della famiglia, i giovani e i decisori politici sull'importanza della scrittura a mano in corsivo e della lettura su carta non come vezzo, non come pratica nostalgica, ma come ginnastica, insomma ora lo spiegheranno molto meglio di me gli esperti che a breve vi presenterò. È provato, scientificamente documentato, che scrivere a mano in corsivo e leggere su carta sviluppa l'emisfero sinistro del cervello, è quello che presiede al pensiero logico lineare. Se uno non scrive a mano in corsivo e non legge su carta, quella parte del cervello si sviluppa meno del possibile e quindi resta ostaggio della parte emotiva. Viviamo in una società, in un mondo che anche a causa dei social sollecita molto le nostre emozioni, non avere la capacità intellettiva per gestire le emozioni e per analizzare la complessità del tempo in cui viviamo vuol dire creare giovani tendenzialmente infelici, ma soprattutto classi dirigenti tendenzialmente incapaci, cioè incapaci di muoversi in contesti complessi. È una questione di libertà, a mio e a nostro avviso, libertà individuale e libertà nazionale. E per questo io ringrazio davvero di cuore la senatrice Mennuni per aver aderito, non c'è stato bisogno neanche di cercare opere di persuasione, insomma, a questo nostro appello. La senatrice Mennuni, ci siamo rivolti a lei perché si sta interessando al complesso tema degli smartphone dei giovani e ringrazio di cuore tutti i parlamentari che hanno aderito a questo intergruppo, dando per scontato che quello di oggi sia un primo appuntamento per conoscerci. In platea ci sono rappresentanti di buona parte dei soggetti che hanno aderito all'osservatorio Carta Penna e Digitale, non solo aziende come Moleskin, tutti i comparti di Confindustria che si occupano di carta, di grafica e di riciclo, lo stabilimento tipografico Pliniana, Tecnostamp e via elencando, ma a me fa molto piacere che abbiano aderito anche soggetti che non hanno interessi, diciamo, se non avere a cuore il futuro del paese e dei giovani, l'Accademia della Crusca, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, la Società Psicoanalitica Italiana, il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l'Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, l'Associazione Grafologica Italiana, oltre alla FIEG, l'AIA. Insomma, quando soggetti così diversi si mettono insieme,
evidentemente c'è un problema che è reale, non può essere una questione di parte, di interesse o di lobbying. C'è un problema reale che cercheremo un po' alla volta di sviscerare. Prima di dare la parola agli esperti, quindi al professor Antonio Suppa, neurologo che insegna la Sapienza, al professor Paolo D'Achille che avrebbe dovuto essere con noi, che ha mandato un video. Paolo D'Achille è un noto linguista ed è presidente dell'Accademia della Crusca, alla professoressa Angelini, grafologa e che rappresenta peraltro l'Associazione Grafologica Italiana, e alla collega, io ancora mi considero un giornalista, Annalisa Terranova. Do la parola alla senatrice Lavinia Mennuni, anche perché io sto abusando di un ruolo che è il suo, cioè la padrona di casa è lei. Allora, io invece ringrazio moltissimo la Fondazione, perché effettivamente tutto nasce nel momento in cui abbiamo presentato questo disegno di legge, peraltro assolutamente bipartisan, insieme ad altri parlamentari quali Madia, Malpezzi, hanno aderito un po' a tutti i gruppi politici per cercare di regolamentare quella che è la dimensione digitale, che è importantissima, che rende accessibili le notizie, le nozioni, ma che non è a misura di minori, non è a misura di adolescenti e che quindi va appunto normata, regolamentata. Sentii una bella metafora qualche giorno fa, dicevano anche l'automobile, quando è stata inventata, non aveva nessun tipo di norma di sicurezza. Si sono visti purtroppo i primi incidenti e si è capito che fosse assolutamente necessario andare a regolarla. La stessa, saluto il senatore Rastrelli, saluto il senatore Sandro Sisler e il senatore Roberto Menia, che vedo qui seduti, piano piano arrivano, ma siamo in piena votazione. Saluto anche nostro rappresentante dell'autorità per l'infanzia, la dottoressa Carlati, che è qui presente. Ci sono altri, fai te che sei anche... Hai saltato il senatore Bagnai. Ah, è vero, il senatore Bagnai, grazie, l'onorevole Bagnai, che quindi ha apprezzato rimasto, ancora di più perché è arrivato dalla Camera dei Deputati. Sono rimasto la scorsa legislatura e si può capire il perché. Comunque alla spicciolata stanno arrivando altri parlamentari, solo che oggi purtroppo è giornata di votazione di aula, anzi magari dopo li citiamo tutti coloro che hanno voluto aderire a questo intergruppo, mi sembra corretto, così almeno siamo sicuri che... Li citiamo tutti perché c'è stato un certo entusiasmo, in quanto appunto la Fondazione rappresentata dall'onorevole Andrea Cangini ha subito notato come vi fosse sintonia tra questo tema così importante e delicato, sul quale peraltro stiamo apprezzando anche diciamo, l'intenzione di collaborare nella stesura del testo da parte di alcuni grandi rappresentanti del mondo digitale, quali Google, quali Meta ed altri, che comunque stanno cercando di interagire per appunto mettere un pochino a regime questo elemento del digitale e del minore. Contestualmente a ciò avrete seguito il ministro Valditara, che ha vietato proprio i cellulari durante le lezioni a scuola. Io credo che sia un elemento assolutamente fondamentale, perché la lettura su carta e la scrittura a mano, che favoriscono una concentrazione, un maggiore apprendimento delle notizie, uno sviluppo mentale di raccogliere notizie e poi costruirle in un modo organico, è un qualcosa che invece nell'ecosistema di tecnologie viene continuamente interrotto. E allora, se un lettore, diciamo, maturo, come possiamo esserlo noi, ha la capacità di selezionare e non farsi distrarre da tutte quelle nozioni, da tutte quelle notifiche che invece leggendo sul tablet tu ricevi, non è detto che questo lo possa fare, per esempio, un giovanissimo nell'età evolutiva, nell'età dello sviluppo. Quindi ecco, vediamo come vi è effettivamente un trait d'union molto chiaro che lega questo tema della salvaguardia, della tutela, della scrittura a mano, della sua pratica, della lettura su carta, a questo tema importantissimo di questa era digitale così forte, così rivoluzionaria, e che ancora oggi vede il disegno di legge a mia prima firma e a firma di molti di coloro che sono seduti qui in questa sala come un'azione assolutamente pionieristica. Ora, a livello europeo, in molte nazioni, saluto la senatrice Maria Nocco che è arrivata adesso, vedete come piano piano, anche lei madre di due ragazzi, quindi molto sensibile al tema,
in tutta Europa si sta assistendo a questo pullulare di disegni di legge, di progetti, di studi, il rapporto francese su questo tema che è stato molto importante, la dichiarazione dell'Unione Europea che ha chiarito a luglio scorso quanto sia rilevante andare a regolamentare questi fenomeni. Quindi, ripeto, sono io che ringrazio fortemente la Fondazione Einaudi che sostiene e supporta con il suo osservatorio questa iniziativa. Vorrei soprattutto salutare e ringraziare coloro che hanno aderito all'intergruppo. Una per esempio è Paola Ambrogio, che è la senatrice che sta votando adesso un suo provvedimento in aula, infatti a breve dovremo raggiungerla, l'onorevole Enzo Amic, l'onorevole Alessandro Morese, l'onorevole abbiamo già salutato e ringraziato, ovviamente se voi volete dire un'aggiunta siete assolutamente padroni di farlo, l'onorevole Alberto Bagnai, il senatore Berrino, l'onorevole Stefano Candiani, l'onorevole Valentina Grippo, l'onorevole Marianna Madia, la senatrice Malpezzi, il senatore Roberto Menia, la senatrice Nocco che abbiamo appena salutato, il senatore Mario Chiuto, il senatore Adriano Paroli, la senatrice Cinzia Pellegrino, il senatore Sergio Rastrelli, che spero voglia dire qualcosa perché veramente è un oratore straordinario, l'onorevole Fabrizio Rossi, l'onorevole Fabrizio Rossi, il senatore Raul Russo, il senatore Marco Scurria, Sandro Sisler, eccolo qui, il senatore Luigi Spagnolli e stanno aderendo anche il senatore Francesco Verducci e la senatrice Daniela Sbrollini. Quindi io spero che riusciremo a portare avanti delle iniziative forti, che vi sia una collaborazione da parte vostra nel produrre delle ipotesi di lavoro valide. Ce n'è una che ho sentito in alcuni contesti scolastici che mi è piaciuta particolarmente: perché non immaginare un quarto d'ora, 20 minuti durante le ore scolastiche di lettura, però seguita, diciamo così, dai professori nelle elementari, nelle medie, nei licei, che in un qualche modo favorisca sin dal momento proprio dell'apprendimento scolastico questo momento di riflessione, che sicuramente può essere acuito se lo andiamo ad avviare nell'ambito delle ore scolastiche, così come la divulgazione di biblioteche diffuse a livello nazionale. Roma è molto ricca di biblioteche, ma non è detto che questo tipo di strutture così fondamentali lo sia a livello nazionale, ed è uno degli elementi sui quali potremo lavorare insieme. Grazie alla senatrice Mennuni. Lettura e scrittura. Professor Antonio Suppa, neurologo. Buonasera a tutti. Innanzitutto consentitemi un ringraziamento alla senatrice Mennuni, al senatore Cangini. Ho accettato davvero con grande piacere di partecipare a questa seduta. Il mio compito da neurologo è quello, ecco, di riassumere in estrema sintesi quanto sappiamo della scrittura, e cercherò in circa 3 minuti di convincervi della estrema complessità biologica di quest'atto. Dunque, iniziamo con la prima diapositiva. Il primo concetto che mi piacerebbe sottolineare è che questo straordinario atto motorio che riusciamo a eseguire con le mani trae le sue origini nel bipedismo. Il bipedismo, che probabilmente risale a 6 milioni di anni fa, è stato il primo momento in cui gli arti superiori, per così dire, sono stati liberati dall'incombenza della locomozione e hanno avuto la possibilità di consentire un'interazione più profonda con l'ambiente attraverso appunto la gestualità degli arti superiori. Questo, ecco, è un primo concetto che mi piace ricordare, perché è la base biologica ed evolutiva di questi compiti così complessi che noi riusciamo ad eseguire con l'arto superiore. In alto a destra vorrei far notare un'altra cosa. Le aree motorie, a cui tra l'altro io mi sono sempre dedicato e che consentono il controllo fine dei movimenti delle dita e in ultima analisi la gestualità manuale, sono localizzate nel lobo frontale. Se confrontiamo da un punto di vista evolutivo le modifiche a cui abbiamo assistito nel corso dell'evoluzione, vedete anche nel passaggio tra Homo erectus e Homo sapiens, vediamo che c'è stato uno sviluppo incredibile del lobo frontale e delle funzioni ad esso legate, tra cui
quella della programmazione ed esecuzione di movimenti fini con gli arti superiori. Cos'è accaduto? Come potete vedere anche da questa immagine, dove in blu vedete il lobo frontale, questa grande espansione del lobo frontale si è associato anche a delle, ad un atto di coordinazione che noi chiamiamo coordinazione occhio-mano. In altre parole, le aree visive del cervello, che come vedete in rosso e in parte anche in blu, sono localizzate posteriormente, sono sempre state più connesse funzionalmente, strutturalmente connesse alle aree frontali nel costruire un vero e proprio network, che è un network che consiste di movimenti di precisione dell'arto superiore guidati dagli stimoli visivi. Ma quando è nata la scrittura? Beh, allora, innanzitutto dobbiamo pensare che ci sono evidenze di 700.000 anni fa, circa delle tracce, dei solchi eseguiti con estrema precisione. Ovviamente non si tratta di scrittura, ma certamente manifestano un primo momento in cui l'Homo erectus ha tracciato dei segni visibili su conchiglie, come vedete in questo caso, o le prime tavolette. Molto velocemente tutto questo, nei secoli, nei millenni, è evoluto nei primi sistemi di scrittura. Io qui riassumo brevemente il cuneiforme, il geroglifico, e ho inserito anche la stella di Rosetta, perché come sapete al British Museum, io ho trascorso un anno in Inghilterra ad approfondire gli studi, andavo spesso a vedere la stella di Rosetta, perché per me è il primo traduttore della storia, è di una straordinaria efficacia e ci ha consentito appunto di comprendere i passaggi evolutivi anche tra fasi più semplici di scrittura basate su semplici tratti e su angoli molto semplici tra i tratti, a sistemi di scrittura sempre più evoluti, fino, vedete, all'alfabeto miceneo, che è quello fenicio, che è quello che utilizziamo e che insieme all'alfabeto greco ha consentito l'utilizzo degli alfabeti che ad oggi tutti noi utilizziamo. Ma entrando bene nel vivo della neurologia, vorrei riassumere questo. Come vi ho detto, la scrittura si basa su un vero e proprio network cerebrale che oggi chiamiamo writing network. Questo network implica una connessione strutturale e funzionale tra aree più posteriori che codificano stimoli visivi ed aree più anteriori, frontali, che si occupano della programmazione del movimento, in particolare del movimento degli arti superiori. E vedete che nella figura in alto a destra avviene una semplificazione, diciamo, di quelle aree, tra cui l'area di Exner che vedete in alto a destra, nel pannello in alto a destra in giallo, è un'area appunto del lobo frontale, e noi sappiamo che quando si verifica una lesione strutturale di quest'area il paziente non è più in grado di scrivere, quindi perde la capacità, esclusivamente la capacità, di eseguire questo complesso atto motorio. In basso a sinistra vedete un altro grafico piuttosto semplificato che di nuovo mostra delle aree più posteriori e delle aree più anteriori, tra cui l'area di Exner, appunto localizzata nel lobo frontale di sinistra. È già stato accennato prima al fatto che l'emisfero sinistro, nella stragrande maggioranza delle persone e nei dominanti destri, sono destrimani, ovviamente è l'area che si occupa, che codifica questa trasformazione complessa da fonemi a grafemi e da lì consente la scrittura. Ma il messaggio finale che vorrei dare, vedete, c'è ormai una letteratura scientifica che si sta consolidando a favore della importanza della scrittura a mano, con penna su foglio di carta, rispetto a una scrittura più moderna, più rapida, più veloce, come oggi avviene appunto attraverso la digitazione su strumentazione elettronica, tavolette grafiche, cellulari, eccetera. Io ho selezionato uno studio per il semplice fatto che è tra gli ultimi comparsi in letteratura scientifica, in cui con delle metodiche di high density EEG, elettroencefalografia ad alta densità, ma non entrerò in questi dettagli, è stato dimostrato che nei bambini la scrittura a mano è in grado di evocare un'attivazione diffusa di aree connesse tra loro, e noi sappiamo che l'apprendimento è tanto più forte, tanto più resistente negli anni, tanto più solido quanto il network è distribuito e interessa un vasto numero
di aree cerebrali. Ovviamente la mia brevissima presentazione è stata focalizzata soprattutto sull'atto della scrittura, ma avrei potuto raccontarvi nello stesso modo l'importanza della lettura in silenzio e ad alta voce su carta. Una letteratura scientifica recente, tra cui anche quella prodotta dal gruppo di ricerca che coordino, ha dimostrato con delle metodiche specifiche che nel momento in cui si legge ad alta voce un qualcosa che abbia un contenuto simbolico, l'attivazione complessiva dei lobi frontali è molto più alta rispetto a quella che si osserva in una lettura a bassa voce o quando semplicemente si osservano dei caratteri che non hanno nessuna caratteristica, nessun potere simbolico. Quindi di nuovo a dimostrare quanto questi network che connettono vaste aree del cervello possono essere più agevolmente attivati, sostenuti nel tempo e possono appunto memorizzare tutto ciò che apprendiamo nella nostra vita e mantenerlo negli anni, nel tempo, e quindi rendere questi network anche più resistenti ai fenomeni di invecchiamento fisiologico e a tutto quello che noi osserviamo nelle demenze degenerative. Con questo non vi ruberò altro tempo, è stato davvero un piacere per me discutere così brevemente di questo aspetto biologico così rilevante che implica queste trasformazioni cognitivo-motorie a cui sono personalmente molto interessato. Grazie. E non pensi che sia finita qui? Lei si consideri arruolato dall'osservatorio e dalla senatrice Mennuni, che sicuramente avranno bisogno del suo apporto scientifico. Il professor Paolo D'Achille doveva essere qui con noi. Paolo D'Achille è il presidente dell'Accademia della Crusca, un impegno lo ha trattenuto, ci ha mandato un breve video di saluto. La Crusca ha aderito con molto piacere all'osservatorio carta, penna e digitale della Fondazione Einaudi, perché è convinta da tempo dell'importanza della scrittura a mano. Questa è stata una delle battaglie che ha intrapreso il nostro presidente onorario Francesco Sabatini con una serie di seminari, di iniziative fatte alle scuole, di cui le più recenti si sono tenute nel Veneto e in Lombardia con la partecipazione di altri accademici, quale la scienziata Maria Luisa Villa e la linguista francese Maria Teresa Zanola. Ma già da tempo, appunto, sulla Crusca per voi, per esempio, il periodico dell'Accademia, già nel 2014 uscì un intervento di un neurolinguista, Guido Gainotti, che sosteneva come l'apprendimento della scrittura a mano, della scrittura cursiva prima del passaggio al digitale sia fondamentale per quello che riguarda le giovani generazioni, tanto che è un altro dato che ripeteva Sabatini che a Silicon Valley impediscono l'uso del cellulare ai ragazzi finché appunto non hanno compiuto il ciclo scolastico, finché non arrivano agli 11-12 anni, a volte anche qualcosa di più. Il digitale è naturalmente importante, ma non si può fare subito il salto senza passare attraverso la mano. La mano è appunto una parte del corpo nel processo di scrittura, che oggi è molto più facile che non in passato, però entra proprio l'intero corpo che partecipa e quindi c'è una capacità di interiorizzazione molto maggiore. Anche alcuni pedagogisti, come Benedetto Verticchi, hanno fatto degli esperimenti e hanno visto come l'apprendimento, il costringere i bambini di alcune scuole a scrivere appunto a mano mentre erano già passati subito alla scrittura digitale ha migliorato molto il processo di apprendimento e di scrittura. Quindi il digitale è importantissimo, ma c'è tempo. È importante cominciare con la scrittura a mano in modo che l'apprendimento sia magari un po' più lento, ma sia completo e quindi si possano superare alcune difficoltà che percepiamo con chiarezza nell'uso della lingua scritta, che è invece il fondamentale strumento di progresso culturale e quindi anche sociale. Siamo a distanza il professor Paolo D'Achille e passo volentieri la parola alla professoressa Valeria Angelini, grafologa e esponente dell'Associazione Grafologica Italiana. Buonasera a tutti e grazie di essere qui per questo tema così rilevante. Ho ascoltato questi interventi, questi sollecitazioni
che mi hanno preceduto, e mi viene da portare e da aggiungere e riportare all'attenzione e alla riflessione anche la componente dell'io che scrive. È vero che è un atto motorio e nasce lì, è vero che la mano è una componente centrale di apprendimento, soprattutto del primo apprendimento, dove l'esperienza e il corpo la fanno da padrone a livello anche cognitivo, no? Tutto passa dal corpo nel primo apprendimento, però è anche vero che la scrittura manuale accompagna anche l'adulto, no? È un io che scrive, che sta nella propria scrittura. E quindi la grafologia è una disciplina che si occupa di questo, no? Di vedere nella scrittura l'espressione della persona e delle sue modalità, della sua energia, del modo con cui decide e sceglie di scrivere. Ma la domanda a monte a questo punto, in questo momento storico, è: questi giovani scrittori potranno avere l'opportunità di scegliere la propria scrittura, di stare bene o di non stare bene e voler modificare la propria scrittura? Questa è un po' la domanda che come grafologi ci portiamo dietro. Questi giovani scrittori, e per giovani scrittori parliamo e pensiamo ai bambini della scuola primaria sostanzialmente, no? Perché poi verso la quinta l'atto diventa automatizzato e iniziano quelle che sono le bellissime esplorazioni della scrittura che ognuno di noi ha fatto, no? Inserendo strani caratteri, strani movimenti. Esattamente, no? Si esplora anche attraverso la scrittura e si modifica, e il gusto della modifica è sano e il gusto della ricerca è sano in quell'età lì, ma per poter modificare senza deformare è necessario che l'apprendimento originario sia corretto, che il movimento che quella mano ha imparato sia un movimento che mantenga la propria chiarezza di scrittura e soprattutto che mantenga il proprio piacere di stare dentro la scrittura. Per cui quello che noi crediamo è che a questo punto dobbiamo dire che la scrittura a mano è un diritto della persona, quasi inalienabile, è un patrimonio dell'umanità, ma è anche un diritto dell'individuo che va salvaguardato in fase di apprendimento sicuramente, perché è nella fase di apprendimento che poi si potrà portare dietro questa ricchezza e potrà starci. E quella scrittura, anche in contesto grafologico, potrà essere risorsa, no? Per ognuno di questi bambini e bambine. Quindi quello che ringrazio i relatori che mi hanno preceduto, perché hanno sicuramente circoscritto nella loro componente esecutiva l'area di Exner, a cui faceva riferimento il professor Suppa, che è un'area che io amo particolarmente perché raccoglie e conserva amorevolmente, lei forse non lo sa che lo fa amorevolmente, ma per noi grafologi sì, conserva amorevolmente la componente motoria di ogni singola parola. L'area di Exner sa esattamente quali sono le traiettorie, il movimento motorio che serve per scrivere una parola. No, per cui è un'area che per noi è preziosa e che per potersi arricchire deve frequentare parole scritte a mano, perché come ogni magazzino, se non si riempie non sa cosa attingere o non sa cosa tirar fuori. Per cui ringrazio l'osservatorio, ringrazio il dottor Cangini per questa opportunità, ringrazio voi per questo ascolto così attento e piacevolmente, arriva una cosa molto piacevole, questa attenzione alla scrittura a mano ci arricchisce. E non è una cosa d'altri tempi, io questo ci tengo a sottolinearlo, insomma, è un modo per costruire il futuro, è un futuro più apprezzabile. Io mi sono cominciato, su un piccolo aneddoto, ma credo che aiuti a capire la dimensione del problema, ho cominciato a interessarmi a questi temi ormai più di 10 anni fa, dopo aver letto un'inchiesta del New York Times, una vera inchiesta fatta sul campo che ha richiesto mesi di lavoro. Sono andati a vedere che rapporto avessero con la tecnologia digitale i figli dei top manager dei big tech, delle grandi compagnie del web, tutti. E quasi tutti avevano dei divieti stringenti in famiglia, quasi tutti ricevevano lo smartphone non prima dei 14-15 anni, quasi tutti venivano mandati in una certa scuola della Silicon Valley dove la lavagna è col gessetto.
non entra nulla di digitale. Perché? Ci rispondiamo da soli. Annalisa Veranova. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono molto lusingata dell'invito a parlare a questo incontro. Saluto il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe. Prego. Buonasera, la saluto anch'io. Dicevo, sono lusingata e penso che l'invito sia dovuto, non so se consapevolmente, al fatto che io sono una dei pochi giornalisti che alle conferenze stampa si presenta col taccuino e la penna, mentre hanno tutti l'iPad. Comunque, insomma, io mi occupo di comunicazione e questo tema ovviamente mi interessa, però mi rendo anche conto che è un tema che interseca tante discipline, la pedagogia, la filosofia, le neuroscienze, l'epistemologia, cioè il modo in cui conosciamo. Quindi mi limiterò, siccome ho letto anche delle cose per l'intervento di oggi, mi limiterò a fornire alcune suggestioni. C'è stato un tempo in cui si parlava di nuove povertà, sociologicamente andava di moda dire siamo nella società, la società è moderna, è importante, è progredita, è evoluta, però ci sono nuove povertà e all'epoca venivano elencate queste nuove povertà, le differenze economiche tra le varie fasce sociali, eccetera. Io penso che noi oggi assistiamo ad una nuova povertà di cui non ci rendiamo molto conto, che è quella della memoria. È quella della memoria. E sappiamo che da un punto di vista sanitario e sociale molte persone nelle famiglie hanno poi a che fare con familiari anziani che soffrono di questa terribile malattia che anche io ho avuto nella mia famiglia, che è l'Alzheimer o demenza senile o come la vogliamo chiamare, eccetera. E io sono rimasta folgorata da una conferenza che ho ascoltato al Salone del Libro del professor Bruce Tenghi, che metteva in relazione i casi di Alzheimer, diciamo, al fatto che le società moderne, contemporanee, sono troppo veloci e non danno più tempo di immagazzinare conoscenze e non danno più la possibilità di crescere a partire dai bambini, ma questo tema riguarda anche gli adulti, quindi l'età scolare ma anche l'età adulta, quando noi con la scuola non abbiamo più a che fare, insomma. E questa eccessiva velocità del nostro mondo, diciamo, è un fatto che può essere, diceva lui, in qualche modo arginato leggendo i libri. Non parlava della scrittura a mano, parlava dell'importanza della lettura, ma anche questo è un tema di cui questa sera ci occupiamo, no? E quindi un tempo eccessivamente veloce che ci priva della memoria, la memoria che i greci divinizzavano addirittura, perché Mnemosine era la madre di tutte le muse, quindi la fonte di tutte le arti, l'importanza della memoria. I miei figli, e che sono tra l'altro trentenni, quindi parlo di pedagogie che ormai hanno passato, sono, insomma, appartengono al passato, non imparavano più neanche un verso di una poesia a memoria. Questo è bene, questo è male? Non lo so, però bisognerebbe riflettere anche su questo. Non facevano il dettato, non facevano più il dettato. E successivamente, sto dicendo neanche un verso, cioè neanche una strofa, perché uno potrebbe ridurre la poesia, diciamo, magari è troppo complicato fargliela imparare tutta quanta a memoria, una strofa, no, niente. Il dettato, neanche quello, niente. L'ortografia, la bella calligrafia, tutte cose completamente trascurate dalla scuola, tant'è che oggi, che la scuola è a mio avviso totalmente disastrata, ci troviamo dinanzi a ragazzini che scrivono solo in stampatello. E anche su questo, se voi leggete la documentazione, poi qui abbiamo il professore che sicuramente sarà d'accordo con me, questo è in qualche modo va a limitare quella che viene chiamata, ecco qua, me lo sono scritto, l'apprendimento, la comprensione del mondo che comprende gesto e fisicità, e si chiama embodied cognition, cioè la cognizione, il modo di conoscere che comprende anche il gesto e il corpo. Se tu scrivi in stampatello, in qualche modo, il tuo io è deprivato. Mi è piaciuto molto quello che ha detto l'intervento che mi ha preceduto, che sottolineava il fatto che la scrittura a mano è anche un fattore di identità, perché ci parla di noi, no?
Se voi andate, non so, in un museo a vedere le opere, le grandi opere, erano tutte scritte a mano, i Promessi Sposi sono stati scritti a mano, Leopardi scriveva a mano, e ci sono gli scritti di questi grandi autori che sono messi in mostra e uno li può guardare. E la calligrafia di questi personaggi ci dice anche qualche cosa del loro animo, della loro mente, della loro storia, del loro essere personaggi, della storia della nostra letteratura. E guardate che anche nei tempi moderni, diciamo, faccio un esempio, ovviamente non voglio adesso paragonare i Promessi Sposi o Leopardi a Harry Potter, ma insomma Rowling si prendeva gli appunti a mano mentre tornava in treno su questo personaggio Harry Potter che lei andava creando, e scriveva questi suoi appunti a mano. Poi naturalmente i romanzi li avrà scritti col computer, immagino, insomma, però i primi appunti, quando le è venuta in mente questa storia di questo ragazzino mago, li ha presi a mano sul treno mentre tornava a casa. Quindi scrittura a mano e lettura sono molto importanti per costruire la nostra conoscenza e soprattutto per farci recuperare il tempo giusto nella crescita del bambino, ma anche nell'esistenza dell'adulto, perché, e anche questo me lo sono appuntato perché mi è piaciuto molto, c'è questo psicologo che si chiama Daniel Kahneman, che a me prima era sconosciuto, però insomma, adesso lo conosco, il quale ci dice che noi abbiamo due tipi di pensiero, il pensiero intuitivo, che lui chiama il pensiero di Achille, e il pensiero logico-deliberativo, che lui chiama il pensiero di Ulisse. Questo secondo tipo di pensiero, che ci aiuta nelle situazioni complesse, perché non è emozionale, ma interpella la nostra razionalità e non solo la nostra emotività, questo tipo di pensiero ci aiuta ad elaborare situazioni complesse, quindi situazioni di sofferenza, ci aiuta a prendere decisioni approfondite nei momenti della vita che tutti quanti noi possiamo attraversare, mentre l'altro pensiero, che è quello di Achille, che è quello del tempo veloce, è un pensiero puramente emozionale, cioè mi passa in mente una cosa, la faccio e vivo, diciamo così, sulla scorta delle sensazioni e non delle sensazioni unite alla razionalità che queste sensazioni dovrebbe governare. Quindi l'importanza, e chiudo con un aneddoto, un professore di liceo che io ho conosciuto mi suggeriva, io prima di fare la giornalista ho insegnato per 3 anni, mi diceva guarda, se i ragazzi non scrivono dei temi, io dicevo ma io sono disperata, scrivono dei temi, cioè scrivono 3 frasi e consegnano il tema, no? Cioè non riescono a sviluppare, non vanno, e parliamo anche qui, io ho cominciato a fare la giornalista nel 90, quindi immaginate, parliamo di fine anni 80, e lui mi diceva guarda, c'è questo compito che puoi fare, infatti io poi l'ho fatto con mio figlio che era zoppicante in italiano, e lo costringevo, lo mettevo seduto, dicevo guarda, adesso prendi la penna, prendi il quaderno e ti detto una frase di uno dei capolavori, mi ricordo cominciamo con il dottor Zivago e lui diceva vabbè mamma, ma che pizza, ma che mi stai dettando? Dico no, guarda, adesso io ti detto una frase e tu scrivi questa frase e ogni giorno facciamo questo esercizio. E beh, io non so se qua ci sono docenti o insegnanti, questa cosa funziona, quindi era dettato, scrittura a mano e contemporaneamente lettura di un capolavoro. Quindi questo sconosciuto docente che mi aveva suggerito questa forma di aiuto per gli studenti zoppicanti in italiano aveva ricompreso 3 cose importantissime in un unico esercizio che poi durava in realtà 10 minuti, perché una frase è una frase, per quanto tu la possa scegliere complessa, insomma era una cosa molto breve, insomma. E penso che appunto dal mio punto di vista bisognerebbe tornare a imparare a memoria almeno una strofa di una poesia, non ha importanza quale essa sia, insomma, ma per esercitare l'arte della memoria bisognerebbe tornare al dettato e soprattutto non bisognerebbe consentire che i bambini scrivano in stampatello, che i ragazzi in età scolare scrivano in stampatello, ma che scrivano assolutamente in corsivo, perché il corsivo aiuta a gerarchizzare i concetti e le parole. Se tu scrivi in stampatello, questa cosa la perdi. Queste erano le
diciamo, suggestioni che io mi sento di dare. Penso che l'iniziativa della senatrice Mennoni sia molto importante e che però debba essere assolutamente coordinata con il mondo della scuola, che è veramente a livelli infimi, cioè è veramente una situazione disastrosa, e quindi senza un collegamento con il mondo dei docenti, della scuola, ma anche della prima infanzia, questa cosa può diventare una cosa che tra adulti ci raccontiamo e ci comprendiamo anche, perché ci ricordiamo quando scrivevamo e quando leggevamo, leggiamo ancora ovviamente, quando scrivevamo tutti a mano, e, però appunto se non colleghiamo questo lavoro di sensibilizzazione anche col mondo della scuola, resterà, come posso dire, un impegno elitario. Ecco, quindi il mio invito è anche ad una sinergia col mondo della scuola, e grazie. Grazie Annalisa Terranova. Tieni presente che non è una battaglia di retroguardia la nostra, sta cambiando il mondo di nuovo. La Svezia, noi abbiamo invitato come osservatorio, verrete tutti invitati, la ministra dell'educazione svedese per un importante convegno qui a Roma. La Svezia, dopo aver investito nel digitale nelle scuole primarie dell'infanzia, ha ritirato improvvisamente gli iPad, ha reintrodotto carta e penna, buon segno. In 9 stati americani hanno introdotto la scrittura a mano in corsivo, che per loro è una rivoluzione culturale, non scrivevano a mano e quando scrivevano a mano scrivevano solo in stampatello. In Australia, in Francia, insomma, in Francia, sì, ci sono tanti segnali confortanti. Lavinia. Allora, grazie. Io intanto sono veramente lieta di questi contributi così rilevanti, e prima di fare una firma per questa partenza dell'intergruppo tutti insieme, carini, così ci facciamo una foto ricordo, no? Dobbiamo farla appena con la cosa. E non so se ci sono interventi veloci da parte dei partecipanti, sicuramente so che c'è quello dell'onorevole Bagnai che può fare il suo intervento, poi so che c'è Roberto Menia, non so se anche altri vogliono dire la loro. Se poi la dottoressa Carla Gallatti, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, volesse dirci due parole, visto che di giovanissimi abbiamo molto parlato, molto volentieri. Grazie per l'iniziativa alla quale ho aderito con piena convinzione, e grazie anche per il fatto di consentirmi di portare il saluto della Camera Bassa, in quella che un tempo era, diciamo, è stata la mia casa parlamentare. Ma due rapide considerazioni così a supporto. La prima tratta dalla mia esperienza professionale di docente universitario. Mi sono accorto che gli studenti stavano incorrendo in una modifica, gli stava crescendo un'ulteriore membrana nel corpo, qualcosa che calava sul timpano, un po' come, sapete, i gatti hanno una seconda, hanno la membrana ittitante. Gli calava qualcosa sul timpano e smettevano di ascoltare al passaggio della slide. Non so se qualcuno di voi è docente universitario, ha mai fatto questa esperienza drammatica, di trovarti improvvisamente solo in una stanza con 200 persone quando con un clic del mouse passi alla slide successiva, e quindi la necessità di carpire quel pensiero stilizzato per via della scrittura a mano, naturalmente, però astraeva totalmente dal discorso che si voleva tentare di fare, separava gli studenti dal logos. Questo per dire che in realtà c'è un tema di anche tecnologie della didattica che è più ampio. E personalmente ho rivalutato la lavagna. Il mio ultimo corso, prima di essere così stato prestato in un'epoca di tassi zero effettivamente alla politica, nel 2018 l'ho voluto fare su una lavagna di Ardesia, quegli oggetti che abbiamo visto, ahimè, volare dalle finestre durante il periodo del Covid, in tanti edifici scolastici, insomma, e con un gessetto che non grattasse l'Ardesia, quindi c'è stata una ricerca dietro questo. E però quegli studenti sono sicuro che qualcosa se lo ricordano. E a proposito di ricordarsi qualcosa, circa la memoria e l'apprendere a memoria, che è stata svalorizzata dalla pedagogia, almeno dai riflessi che noi come genitori avevamo della pedagogia, no? Perché noi, come abbiamo attraverso i medici il riflesso della medicina, attraverso gli economisti il riflesso della scienza economica, attraverso i maestri o i professori delle medie dei nostri figli, abbiamo il riflesso di quella che pensiamo che possa essere stata la,
la loro formazione pedagogica, la loro scienza pedagogica. A un certo punto ho avuto l'impressione, che forse anche qualcun altro qua dentro ha avuto, che l'esercizio della memoria fosse degradato ad atto meccanico, non creativo, e che quindi in qualche modo impoverisse la relazione dello studente con il testo. La verità è che, secondo me, ma questa è un'ipotesi che vi sottopongo e potrebbe anche essere un filone di indagine per il nostro intergruppo, una certa povertà lessicale, con tutte le conseguenze che la povertà lessicale comporta con sé anche in ambito, anche nel nostro lavoro, anche in ambito politico, l'incapacità di trovare sfumature, di venirsi incontro, di mediare, deriva proprio dal fatto che il mancato contatto con i classici, il mancato contatto con la memoria dei classici, con la memoria della nostra lingua, depaupera o quantomeno, al contrario, non ci arricchisce di un bagaglio lessicale che però dovrebbe essere il primo strumento della nostra, come dire, formazione culturale e della nostra capacità di relazionarci con gli altri. Quindi credo che ci siano molte cose da sovvertire nell'attuale sistema educativo, e credo che, come spesso accade per le grandi innovazioni, verrà qualche americano dall'America a dirci che quello che noi facevamo 30 anni fa è il futuro, e noi lo faremo perché ce l'ha detto un americano, sarebbe stato meglio che avessimo continuato a farlo, e questa è la mia sintesi in questo come in tanti, praticamente tutti gli altri temi, e vi ringrazio per l'attenzione. Senatore Menia. Grazie Lavinia, grazie a tutti gli illustri relatori di questo tavolo. Ho potuto sentire solo in parte perché ci chiamavano le esigenze dell'Aula. E devo dirvi che ho aderito con entusiasmo a questo intergruppo, e devo dire l'ho fatto in maniera assolutamente prescientifica, in qualche modo emozionale, forse anche empirica, cercando su me stesso. Perché è impossibile non notare come la tua memoria, il tuo cervello, le tue facoltà di scrivere, di dire, passano attraverso quei movimenti che mi hai imparato a fare. Sarà che ogni tanto io mi sento, sarà che sono venuto al Senato, quindi sono invecchiato, che ogni tanto mi sento di un secolo passato, magari di due, ma non è evidentemente banale nostalgia tutto questo. Penso ad altro. Guardate, da triestino ricordo per esempio un manifesto bellissimo, a chi piace il cartellonismo, l'Art Nouveau, Marcello Dudovic, che era un grande triestino. Tra i suoi manifesti più famosi ce n'è uno che credo sia del 1900-1901, dove c'è un uomo nudo, una figura greca vista da dietro, che scrive "Fisso l'idea". Ed è, se non sbaglio, era la Compagnia Italiana degli Inchiostri. Mi pare che sia una cosa del genere. Però è bellissimo perché dice tutto, e dice per l'appunto questo. Io amo il profumo della carta, io amo scrivere con la stilografica, che è già un'altra cosa rispetto a qualunque altra, a seconda della pressione che tu metti, dai molto di più. E tutto, e qualche cosa non passerà attraverso nulla di meccanico, che non passerà attraverso nulla. E voglio dire, io non è che non capisca l'era del digitale, il bello schermo che abbiamo qua dietro, uso come tutti voi i telefonini, tutte le cose che abbiamo. So che sono utili strumenti, ma mi rendo anche conto di tutto il resto. So che quando eravamo ragazzi sapevamo centinaia di numeri di telefoni a memoria, che non conosciamo più. So che quando io leggo un giornale, un libro di carta, ricordo la pagina, ricordo l'altezza di quella parola, so dove sta, sulla memoria che è anche visiva, e leggo tutto, poi questo a che cosa? Al movimento della mano. In fin dei conti, se io guardo la Cappella Sistina, la creazione sono due dita, bellissimo. Quello 6 milioni di anni fa l'uomo si alza e poi arriva all'arte. A me piace che mi resti tra il medio e il... e l'indice e la macchietta di inchiostro della stilografica. E detto tutto questo, era proprio, se no avrei ripetuto banalmente cosa avete detto, quindi con qualcosa di immaginifico vi ho spiegato perché di questo sono assolutamente convinto, quindi lavorerò con voi, collaborerò con voi, diamoci da fare. Grazie. Prego. Non so se ci sono
altri parlamentari. Carla Garlatti, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Grazie, approfitto di questa prestigiosa platea per, innanzitutto per dire che sono affascinata dalla giornata di oggi. Io ho aderito all'osservatorio Carta, Penne e Calamaio con grande entusiasmo. Naturalmente la mia preoccupazione sono le nuove generazioni. Essendo autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza non posso che preoccuparmi dei ragazzi. E devo dire che mi sono, che leggendo e anche sentendo i bellissimi interventi di oggi, ho tratto anche conforto, perché ho sempre pensato che la mia passione per la lettura su carta, ammetto di aver comprato Kobo per i voli aerei e poi di averlo accantonato, meglio portarsi il peso, mi piace l'odore della carta, mi piace tenere in mano un libro. Il fatto di prendere appunti a mano ancora adesso derivasse dalla mia età, dal fatto che non sono, ahimè, una ragazzina. Beh, vedo che invece ci sono anche delle ragioni scientifiche che giustificano il fatto che si ricordi di più quello che si scrive, che si ricordi di più quello che si legge. In questo mio mandato io sto cercando molto con i ragazzi e con le scuole che incontro di promuovere la lettura su carta. Penso che sia assolutamente importante far appassionare i ragazzi a leggere, leggere, leggere. L'intro, voglio chiudere perché non vorrei parlare di più dei relatori che ci siano preceduta. Si è parlato molto, anche con delle critiche, della reintroduzione del diario scolastico a scuola. Ma io mi chiedo, e qui non si tratta di una presa di posizione politica, si può essere destra, sinistra, bianchi, rossi, verdi, lo stesso con tutta, ma che male fa reintrodurre il diario a scuola? Non solo, ma quando io ero ragazzina, tanto tempo fa, il diario mi consentiva, nel prendere appunti, di organizzare la mia settimana, di organizzare la mia vita, di non dimenticarmi di cosa, perché me l'ero scritta, ancora ho la gentile mano. E allora io dico, ad un bambino delle elementari, ad un ragazzino delle medie, ma gli farà poi così tanto male prendere appunti e organizzare la settimana, sapere che la settimana dopo interrogazione in fisica magari mi porto un attimo avanti? Ecco, io credo che questo possa essere invece molto utile e comunque male non fa. Concludo ricordando che la frase non è mia, l'ho letta di recente, non si può fermare il mare, vero, il mare non si ferma e quindi la strada sulla quale ci siamo avviati della tecnologia non si può e non si deve fermare, perché la tecnologia è utile per tutti noi, però deve esserci anche una compensazione, certe abitudini di elaborare il pensiero, di acquisire una, l'ha detto bene il professore prima, molte volte sentiamo delle persone che parlano per spot, non fanno un discorso completo, parlano per spot, hanno perso la capacità di fare un discorso completo, perché sono abituati solo ai messaggini, alle faccette e quindi non riescono a fare un discorso compiuto. E allora, tra le due, non fermiamo il mare, però cerchiamo di arginare i danni che questa marea ci sta creando. Grazie. Non si può fermare il mare, non c'è dubbio, ma per andare per mare bisogna saperlo fare, quindi occorre una competenza che è giusto insegnare ai nostri ragazzi. Allora, nel chiamare il senatore Sergio Rastrelli a fare un saluto, voglio salutare anche il senatore Raul Russo che ha aderito all'intergruppo, se anche lui vuole dire una cosa siete benvenuti. Buonasera a tutti, io in realtà avevo qualche riserva di intervenire perché potrebbe apparire una provocazione o indurre in errore la circostanza che una parlamentare brillante, al passo coi tempi, illuminata come la senatrice Mennuni, abbia chiamato a far parte dell'intergruppo uomini del Vecchio Testamento, come sicuramente siamo io e il senatore Menia. Ma se siete modelli, così uomini li facciamo sempre. Del Vecchio Testamento, orgogliosamente tali, perché anche la nostra presenza all'interno dell'intergruppo potrebbe dare quella sensazione di retroguardia, quasi di oscurantismo culturale, dinanzi a un tema invece così delicato. Abbiamo aderito convintamente perché, al contrario, questa è una battaglia per il futuro. Perché stiamo oltrepassando una soglia oltre la quale c'è l'arretramento culturale. Allora,
Questo gruppo è nato come trasversale, come tutti gli intergruppi. Noi ne facciamo parte come uomini di destra e io ricordo quella splendida espressione di Prezzolini che diceva: il conservatore, il progressista sarà anche l'uomo di domani, ma il conservatore è l'uomo del dopodomani. E noi siamo in grado di guardare oltre e i dati scientifici che avete portato a supporto questa sera della ragione stessa dell'esistenza dell'intergruppo sono dati sconvolgenti. Quando leggo che oltre la metà degli studenti al termine del ciclo delle scuole secondarie presenta difficoltà di lettura e di apprendimento, quando leggo la soglia mostruosa del 357% di aumento dei casi di disgrafia o di mancanza dello sviluppo armonioso della personalità, io comprendo che invece, senatore Menia, questo è il nostro posto. E siccome tutti siamo nostalgici di qualcosa, e siccome per tutti la nostalgia è anche il dolore del ritorno, io ricordo una massima splendida che si attaglia a questo caso e a questo intergruppo. Un ragazzo che legge sarà un adulto che pensa, ed è quello di cui ha bisogno l'Italia del domani. Grazie. Ci sono altri parlamentari? Eccoci, il senatore Raul Russo che vuole dare un suo contributo. Sì, io ho aderito convintamente alla iniziativa, ho trovato molto intelligente e molto attuale la collega Mennuni. Perché io soffro di disgrafia, quindi per me lo scrivere, sono dislessico, soffro di disgrafia, quindi lo scrivere a mano è sempre stato paradossalmente complesso, ma appunto ho coscienza per questo di quanto è importante collegare il pensiero alla scrittura su carta, alla scrittura che per cui il pensiero attraversa tutto il corpo umano e finisce nella mano, e quanto i concetti rimangono maggiormente, sia più difficile a volte apprenderli, ma rimangono maggiormente in una persona. E quindi io assisto anche, cioè, figli, nipoti, anche alla, appunto, una generazione che oggettivamente, secondo me, sta perdendo tanto nel passaggio alla comunicazione esclusivamente sul digitale, sui mezzi tecnologici, e sta perdendo, secondo me, capacità elaborativa, capacità di pensiero critico, capacità di interpretare quel che si dice, perché lo scrivere, come scrivi, come ti sforzi di scrivere, ti costringe anche a concentrarti, a ragionare su quello che fai, non semplicemente a mettere assieme delle lettere su un tablet o su uno schermo. Quindi penso che realmente sia un tema importante. Qualcuno che mi ha preceduto ha detto: non si può fermare il mare perché è troppo grande, ma si può navigare sulle onde, e noi dobbiamo aiutare i nostri ragazzi e questa società a navigare sulle onde, senza essere travolta le onde, perché non si può fermare il mare, ma si può evitare di essere travolti dal mare navigando sulle onde. Allora, ritornare a sapere scrivere, a dare peso alla lettura e alla capacità di scrivere, secondo me serve in questi tempi così perigliosi a evitare di essere travolti dalla tempesta. Grazie. Allora, io ringrazio tantissimo, non so se ci sono altri interventi, se non ci sono, simbolicamente possiamo fare una piccola firma su questo fogliettino e facciamo una foto di ricordo a mano e su carta dei parlamentari che hanno aderito, che sono presenti, alcuni purtroppo non potevano essere presenti a causa delle votazioni che ci sono adesso in aula, e poi mi piacerebbe, se voleste venire tutti quanti, ci facciamo una foto tutti insieme dei presenti. Voglio farle con le spalle alla... forse è meglio, okay. Che c'è, allora, con testa. Sì, per... Dare le capacità di ciascuno. I parlamentari qua, subito. Ma non solo i parlamentari. Io direi non solo i parlamentari, ma...